Beh, questa sera usciamo vincitori nel derby contro il Montecchio per quanto riguarda la Valle Camonica. Siamo molto contenti su questo aspetto qua, perché come già detto in prepartita all'andata, loro hanno fatto molto più questa partita che noi, perché loro sono effettivamente la Valle, noi abbiamo qualche ragazza, abbiamo ragazze comunque che vengono da Brescia, e anche se rappresentiamo il Bienno, comunque non siamo titolate effettivamente della Valle Camonica. E quindi avevo questa paura, e invece ho visto nelle ragazze una grande capacità nel essere determinate, aggressive e convinte. Siamo partite molto bene nel primo set, siamo state brave a battere immediatamente sulla Ducoli, che all'andata ha fatto la differenza e ci ha massacrati, mentre stasera non era al top, soprattutto per quel che riguarda la ricezione, l'abbiamo un po' destabilizzata, tant'è che poi nei set a seguire l'hanno anche tolta dalla ricezione. Quindi diciamo che la chiave del successo è un po' questa. Un altro aspetto che mi dà soddisfazione è finalmente il muro. Non abbiamo subito molti money out contro una squadra che l'andata invece ha fatto di suo questo colpo. Noi ci abbiamo lavorato ultimamente e devo dire che cominciamo ad avere una buona stabilità, anche perché comunque abbiamo qualità di ragazze a livello antropometrico interessanti. Il terzo aspetto che mi ha soddisfatto è il colpo d'attacco. Stiamo tutte quante cercando di andare a prendere la palla molto alta, soprattutto nel primo set ho visto molte passare sopra il muro o prendere la parte alta del muro tirando forte, quindi finalmente non chiudiamo sempre i colpi per cercare diciamo il buco in terra, e questo ha messo loro molto in difficoltà in difesa. Nel secondo set purtroppo abbiamo un po' abbassato questo punto d'incontro, infatti abbiamo subito qualche muro di troppo, anche se poi siamo andati via in modo molto facile, avevamo avanti 5 punti intorno al 21, poi ci siamo un attimo impiantati e sono arrivati addirittura a un punto da noi, e quel break lì ci è costato il mentale, soprattutto perché ci è uscito un po' il libero Bertoletti dalla ricezione. Nulla da togliere che comunque il centrale che stava battendo del Montecchio batteva veramente bene. Poi in qualche modo siamo riusciti a rimanere dentro e abbiamo chiuso il set 25-23. Il terzo set è andato via un po' come il secondo set, siamo andati avanti di qualche punto, abbiamo mantenuto il vantaggio con una certa scioltezza, c'è stato un attimo di recupero da parte loro a metà set e poi verso la fine con Tomasi in battuta ha fatto un buon lavoro e abbiamo chiuso la partita. Niente, vedo nettamente delle progressioni tecniche da parte delle ragazze come mi aspettavo e mi auspicavo di vedere durante la partita, perché io le vedo in allenamento e in allenamento fanno veramente le cose eccezionali. Fin d'ora non riusciamo a mantenere una certa continuità in partita, oggi tendenzialmente a parte qualche sprazzo siamo riusciti a mantenerlo.